non c'è entrambe del reato sull'omicidio della rubrica, mi stessa prima anche del reato di cui al capo este, e condanna ciascuna alla pena dell'ergastolo oltre al pagamento, per quanto di ragione, delle silenzio in aria, per favore, per tutti e due, per quanto di ragione delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare subita. Letti gli articoli 28 e seguenti, codice penale, dichiara Serrano Cosima e Misteri Sabrina interdetti in perpetuo dai pubblici uffici legalmente durante la pena, nonché la Serrano decaduta dalla potestà genitoriale. Letto l'articolo 36, codice penale, ordina a spese di Serrano Cosima e Misteri Sabrina la pubblicazione della sentenza di condanna per estratto mediante affissione nei comuni di Taranto e di Aretrana e sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15. Letto l'articolo 72,2 codice penale, applica le citate Serrano Cosima e Misteri Sabrina l'isolamento diurno per la durata di mesi 6. Letto l'articolo 230 codice penale, ordina che le predette Serrano Cosima e Misteri Sabrina siano sottoposte dopo l'esecuzione della pena alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 3. Dichiara Misteri Antonio, Misteri Carmine e Cosima Cosimo colpevoli del reato loro ascritto al capo C della rubrica e condanna Misteri Michele Antonio alla pena di anni 8 di reclusione, Misteri Carmine e Cosima Cosimo alla pena di anni 6 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento, ognuno per quanto di ragione, delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Letti gli articoli 28 e seguenti, il codice penale dichiara Misteri Michele Antonio interdetto in perpetuo dei pubblici uffici e legalmente durante la pena. Misteri Carmine, Cosima Cosimo interdetti dei pubblici uffici per la durata di anni 5. Dichiara Russo Vito Junior colpevole del reato ascritto lì al capo I della rubrica e riconosciute circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Dispone che l'esecuzione della pena rimanga condizionalmente sospesa per il termine di legge. Letti gli articoli 31 e 37 codice penale, dispone la interdizione di Russo Vito Junior dalla professione di avvocato per la durata della pena principale, pena accessoria sospesa nei termini e alle condizioni di legge. Dichiara Colasso Antonio, Sudestano Cosima e Nicolo di Sette, colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi M, O e T della rubrica, e riconosciuti a tutti le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, condanna Colasso Antonio e Sudestano Cosima alla pena di anni 1 di reclusione ciascuno, e Nicolo di Sette alla pena di anni 1 e 24 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali per quanto di spettanza. Dispone per i predetti imputati che l'esecuzione della pena rimanga condizionalmente sospesa per il termine di legge. Letti gli articoli 538 e seguenti, codice di procedura penale, condanna Serrano Cosimo, Misteri Sabrina, Misteri Michele Antonio, Misteri Carmine, Cosma Cosimo, a risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, Serrano Spagnolo Concetta, Scassi Giacomo, Scassi Claudio e il comune di Aretrana, in persona del sindaco pro tempore, da liquidarsi in separato giudizio, oltre che al pagamento solidale di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 50.000 per Serrano Spagnolo Concetta, di euro 50.000 per Scassi Giacomo e di euro 30.000 per Scassi Claudio, nonché alla reclusione delle spese di costituzione di testa sostenute dalle medesime parti civili che liquida in euro 14.985 oltre oneri di legge se dovuti in favore di Scassi Giacomo, in euro 14.985 oltre oneri di legge se dovuti in favore di Scassi Claudio, in euro 7.492,50 oltre oneri di legge se dovuti in favore di Serrano Spagnolo Concetta, da porsi quest'ultima somma a carico dello Stato a norma dell'articolo 110,3 di DPR 115/2002. Condanna altresì Misteri Sabrina al risarcimento del danno in favore della parte civile Fantir Maria Caterina da liquidarsi in separato giudizio, oltre che al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 3.000, nonché alla reclusione delle spese sostenute dalla stessa parte che liquida in euro 4.995 oltre oneri di legge se dovuti da posti a carico dello Stato a norma dell'articolo 110,3 di PR 115 del 2002. Letto l'articolo 531, CPT dichiara non doversi procedere nei confronti di Misteri Michele Antonio in ordine al reato di cui all'articolo 635 codice penale, così come modificata dal PM all'originale imputazione di cui al capo D della rubrica per difetto di querela. Letto l'articolo 530, CPT assolve Serrano
scritto al capo E della rubrica, nonché Russo Vito Junior dal delitto ascritto al capo H della rubrica, perché il fatto non sussiste. Su richiesta del PM dispone la trasmissione al suo ufficio di copia degli atti relativi alle deposizioni dei testi Russo Ivano, Pisello Carlo Alessio, Stredo Anno, Olivieri Giuseppe, di Chieri Anna Lucia e Serrano Giuseppe per le determinazioni di competenza. Dispone altresì la trasmissione di copia degli atti al Procuratore della Repubblica in sede per le eventuali sue determinazioni nei confronti di Misteri Antonio in ordine al delitto di quell'articolo 369 codice penale. Indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. Letto l'articolo 304, comma primo, lettera C, CPP, dispone nei confronti dell'imputato Serrano Cosimo e Misteri Sabrina la sospensione dei termini di custodia cautelare per il periodo indicato per la relazione da motivazione. Lo avete sentito, una sentenza durissima, copia tutte le richieste dell'accusa, ergastolo per Sabrina e Cosima, 8 anni per Michele, nelle immagini abbiamo visto anche il volto della mamma di Sara Concetta, Remo Croci. Sì, accolte totalmente le richieste della procura per quanto riguarda Cosima Serrano e Sabrina Miseri, carcere a vita così come era stato richiesto, e come era stato richiesto nessuna concessione delle attenuanti generiche, perché sappiamo dalla modifica della legge non vengono più concesse soltanto che il risultato è incensurato, ma anche dal comportamento tenuto nella fase processuale, sia nella fase delle indagini, sia nella fase dibattimentale. Per quanto riguarda la pena che è stata inflitta a Michele Misteri, la richiesta era di 9 anni, quindi c'è uno sconto di pena di 1 anno perché la condanna è di 8 anni e 2 anni lo sconto di pena invece per Carmine Misteri e Cosimo Colma, che secondo la procura sono complici nell'aver occultato il cadavere insieme appunto a Michele Misteri, la pena era stata richiesta pari a anni 8. Quindi complessivamente sono accolte tutte le richieste da parte della pubblica accusa. Ora attendiamo chiaramente le relazioni degli avvocati, abbiamo visto l'altro Cosima Serrano, lei alla regia di questa sentenza aveva invocato una sentenza inflessibile, ora conosceremo appunto la sua reazione, così come quella del altro genitore, il papà di Sara, Giacomo, e del fratello Claudio, che proprio prima proprio del pronunciamento della corte abbiamo avvicinato, e lui invocava una sentenza giusta. Sappiamo che le difese avevano tentato nel corso delle arringhe di smontare l'impianto accusatorio, evidentemente. Remo, mentre ci riassumi la sentenza, noi vedevamo le immagini anche di Concetta, la mamma di Sara. Voglio tornare da Salvo Sottile. Salvo, che impressione ti ha fatto questa sentenza e il volto della mamma di Sara? Beh, è un volto di una madre che forse inizia ad avere dopo tanto tempo un po' di verità, anche lei, un po' mi viene da associarla alla mamma di Chiara Poggi dopo la notizia che Alberto Stati tornerà alla Sbarra, torneranno anche per lui